Lontano vicinissimo Ultrablu è la mostra che inaugura la nuova sede di Ultrablu qui a Roma nel quartiere Borgo Pio ed è un'esposizione collettiva di più di 10 artisti che lavorano e sperimentano dentro l'atelier dedicato alle arti visive, performative e digitali. Ci troviamo qui quindi perché qui questo è il cuore di Ultrablu. È il luogo dove ogni giorno avvengono le attività di questo centro d'arte che in realtà è attivo dal 2017 come atelier e quindi come studio condiviso di artisti neurodivergenti. In questa nuova sede sono anche stati inaugurati delle attività collaterali come la libreria cosiddetta Diversalista, un caffè. E continua l'attività editoriale di Ultrablu, che è volta a promuovere dei prodotti proprio editoriali che vengono da progetti di artisti neurodivergenti. La mostra Lontano vicinissimo Ultrablu è il risultato di un anno di attività curatoriale tra gli archivi, tra le storie e tra i corpi e i progetti. L'opera inizia con quest'occhio, che è quest'opera di Simone Cassese, che è uno degli artisti dell'Atelier Ultrablu, perché è l'opera che in primis è venuta fuori dagli archivi, è emersa tra le altre. E questo è l'occhio, che è anche l'occhio del simbolo Ultrablu, ma è anche un occhio che sembra non guardare da nessuna parte, fluttuare, essere sospeso, ma è anche un occhio che ti richiama, che chiede di essere visto e di incrociare il tuo sguardo. E quindi questo è stato proprio l'incipit di Lontano vicinissimo Ultrablu, che è un modo per dire che ognuno rispetto all'altro, all'altra, sente questa distanza, questa lontananza, questa imperscrutabilità del dialogo. Ma se poi cerchiamo di avvicinarci, quello che viene fuori è veramente è uno zoom, è un immergersi, è un entrare dentro, come fa quest'occhio che non ha in realtà un corpo, che è solo un volto zoomato ed è anche tanto altro. E questo bruciare le distanze è ciò che avviene qui tutti i giorni. È valorizzare la differenza in quanto ognuno è differente, in quanto neurodiversità, e quindi Ultrablu è uno spazio dove convivono le diversità, neurodivergenze, cosiddette neurotipie, e in questo Ultrablu si interroga anche molto sul linguaggio, su quali parole decostruire, perché decostruirle. Anche rispetto alle classiche etichette di outsider art, art brut, c'è veramente un mondo dietro l'arte di questi artisti e soprattutto da valorizzare a Roma. E Ultrablu in questo è anche un luogo unico nel suo genere perché è un luogo che non parte da presupposti di arte terapia, si allontana dall'assistenzialismo, si allontana da contesti medici, qui si fa arte, si cerca di capire anche come costruire le nostre comunità, come vivere insieme, come valorizzare la differenza. E quindi non c'è tutoraggio delle opere degli artisti, gli artisti neurodivergenti operano in totale autonomia, non c'è tutoraggio ma c'è contaminazione. E dalla contaminazione, dove è valorizzata la differenza, quindi ciò che ci distingue gli uni rispetto agli altri, nascono poi dei progetti relazionali che sorprendono, che hanno delle direzioni inaspettate e che ci insegnano in qualche modo a disimparare, cioè a capire come decostruire il nostro sguardo e avvicinarci più ad uno sguardo di un'altra persona che è differente, proprio in quanto la neurodiversità è proprio una risorsa relazionale dell'uomo e connaturata all'uomo. Allora, qui ci troviamo nel, diciamo, cuore pulsante della galleria, nell'atelier dove si produce tutti i giorni e dietro di noi appunto ci sono le opere di grandi dimensioni che sono state portate in mostra.
E ovviamente questo è uno sguardo che parte dall'interno, ma che noi, appunto, rivolgendoci all'opera, l'obiettivo è quello di guardare al futuro, di intraprendere una strada che va lontano, appunto, che parte da vicino, ma va lontanissimo. Infatti, il nostro obiettivo è quello di dare autonomia economica, un valore sociale ed economico agli artisti ultrablu, e questa è una consapevolezza, appunto. Dietro c'è un lavoro curatoriale, ma che appunto porta come obiettivo ultimo proprio la consapevolezza che gli artisti di ultrablu avranno un futuro lavorativo sicuramente solido, no? Da un punto di vista, diciamo, come artisti legati alla dimensione della neurodivergenza. E importante è una domanda che si pone Arianna e che appunto noi riproponiamo, cioè cosa succede quando ci avviciniamo? E quindi la nostra è anche no, una proposta di rispondere a questa domanda, di avvicinarci a queste opere, a questi artisti, cercando, no, di dare un po' di approcciarci in modo nuovo, con una visione completamente nuova, e guardare alle opere che appunto a un primo impatto sono evidentemente opere di straordinaria bellezza, ma come diceva Arianna, di anche grande unicità. La mostra durerà fino al 22 gennaio, con una programmazione strutturata di eventi dedicati ogni settimana a singoli artisti, quindi vi aspettiamo anche sia per l'inaugurazione sia per tutta la durata della mostra. Lontano vicinissimo ultrablu è anche un catalogo che presenta le opere degli artisti in mostra, ma non solo. Si apre con questa domanda, che è cosa succede quando ci avviciniamo, e si conclude con una risposta, che è Io torno in un blu ultra, che è l'augurio, la prospettiva che con questa mostra e con questo catalogo vorremmo, diciamo, diffondere e amplificare. Nel catalogo si possono trovare degli approfondimenti monografici sugli artisti, delle schede sui loro lavori e sulle loro ricerche, ma anche dei testi che vanno ad approfondire sia la storia di ultrablu che, dal punto di vista curatoriale e storico-artistico, quello che è il panorama dell'arte contemporanea e anche dell'outsider art e dell'art brut. Il catalogo è acquistabile online e anche presso la libreria di ultrablu, la libreria di Versalista, in cui potrete trovare tanti altri titoli, ma soprattutto potrete trovare il catalogo della mostra.